Grazie a tutti, grazie alla Fondazione ISI, alla Camera di Commercio di Pisa, al Presidente della Fondazione Walter Tamborini, al Segretario Generale, nonché Direttore della Fondazione, Dottoressa Martelli, a te Paolo Piraccioni e anche a Simone che ci sta dando una mano. Io inquadrerò un poco, vabbè, la missione istituzionale è stata ben descritta dal Presidente della Stazione Sperimentale. Ha parlato del decreto, è importante anche sottolineare il ruolo che hanno le Camere di Commercio oltre alla Stazione Sperimentale. Questo è un decreto molto importante, era dal 1966 che non c'era una legge a tutela del prodotto pelle italiano e questa legge tutelerà sempre di più i nostri prodotti, il nostro Made in Italy, sarà anche una leva per contrastare il delicato tema della contraffazione, che è molto diffuso nel nostro paese, e diciamo sarà anche utile per tutelare il consumatore che spesso acquista un prodotto convinto che sia pelle, in realtà non è pelle. Cioè, quando se leggiamo spesso ecopelle, in realtà è plastica, così come si pelle non è pelle, quindi è chiaro che ci sarà un giovamento per tutti. È importante ricordare che appunto le Camere di Commercio, insieme all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Giudiziaria, svolgerà un'attività di accertamento nei confronti dei produttori, dei fabbricanti e dei distributori degli articoli in pelle. Le Camere di Commercio potranno avvalersi della stazione sperimentale sia innanzitutto per i controlli, cioè le Camere di Commercio, così come tutti gli organi di accertamento, manderanno i prodotti sequestrati o acquistati per le verifiche presso i laboratori della stazione sperimentale, appunto nel Parco Tecnologico Adriano Olivetti, ma al tempo stesso le Camere di Commercio potranno avvalersi dei controlli. È in fase di definizione proprio in queste settimane un primo programma pilota che vedrà coinvolta anche la Camera di Commercio di Pisa, oltre ad altre 8 Camere di Commercio italiane, proprio per andare a sperimentare e da rendere esecutiva questa legge che è entrata in vigore lo scorso 24 di ottobre. La mission della stazione che si è rinnovata negli ultimi anni è suddivisa in attività principalmente di ricerca, con una serie di azioni anche a supporto della normazione tecnica e della divulgazione scientifica, e poi anche una serie di servizi che eroga on demand alle aziende, dalla formazione alla consulenza sulla certificazione di prodotto, pareri e capitolati, programmi di innovazione di prodotto, chemical management, ed è tutto quello che in qualche modo le aziende conciarie, ma anche le aziende, i brand o le case automobilistiche affidano alla stessa stazione. Abbiamo un'infrastruttura molto attrezzata, molto, molto, molto ben strutturata. Oltre ad avere dei laboratori presso la nuova sede, abbiamo, come diceva il Presidente, una sede distaccata presso il Poteco. Abbiamo completato proprio in questi giorni un importante investimento che potrà solo migliorare il supporto alle imprese sui temi della ricerca e della competitività. Abbiamo completato un laboratorio chimico presso l'Istituto Cattaneo e abbiamo ovviamente anche altre azioni negli altri distretti industriali. La ricerca di base, la ricerca noi la facciamo anche in base a un regolamento comunitario che ci individua come unico organismo nazionale riconosciuto in materia di chimica e tecnologia conciaria. Facciamo sia ricerca di base che ricerca applicata e sperimentale. Abbiamo proprio nell'ultimo anno avviato 4 nuovi dipartimenti, 4 nuove aree di ricerca che sono quelle per lo sviluppo di tecnologie di prodotto, per gli sviluppi di tecnologie di processo, per mettere in piedi tutte azioni finalizzate all'ambiente e alla sostenibilità, e da poco abbiamo proprio istituito un laboratorio, un dipartimento su biotecnologie conciarie di cui la dottoressa Florio è il coordinatore. Questi dipartimenti operano in collaborazione con il CNR, con l'ENEA, con l'università. Noi abbiamo rapporti un po' con tutte le università che insistono nei distretti industriali. Ci farebbe piacere avviare una collaborazione anche con Sant'Anna di Pisa e ovviamente i 4 dipartimenti sono strutturati per fare attività di studio, di ricerca, di trasferimento tecnologico sulla base di quello che poi sono i target, che sono nel caso
caso del prodotto, le aziende automotive o quelle della fashion, nel caso del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità, tutti quelli che è il sistema della depurazione, da cui poi emergono anche azioni sull'economia circolare, il Dipartimento Tecnologie di Processo si occupa fondamentalmente di come si migliora il processo, quindi processi metal free o LCA, mentre il Dipartimento, nuovo Dipartimento, cerca attraverso di studiare e approfondire attraverso approcci biotech come valorizzare gli scarti sia della pelle ma anche dei fanghi della depurazione. Abbiamo attivato appunto il Politecnico del Cuneo, che è una academy che si occupa di organizzare attività di formazione sia per formare giovani, siamo impegnati in due ITS, uno in Veneto, un altro in Campania, ma anche per mettere in piedi programmi di innovazione per la filiera pelle italiana. Oggi presentiamo questo Open Innovation Lab 2025, abbiamo avviato una rete di impresa in Campania, mettendo insieme sia le aziende conciarie ma anche Arte Olimpelli, e partecipiamo a una rete in Toscana, la rete Aires, di cui sono promotori Ace Ambiente, Reimpianti, Sei Toscana, e poi partecipiamo alla rete di Digital Innovation Hub di Confindustria proprio per sviluppare anche progetti tramite le tecnologie abilitanti 4.0. Questo è in sintesi quello che facciamo nel distretto di Santa Croce, che è un distretto, diciamo, molto strategico perché ha un importante numero di aziende conciarie, ma anche a pochi chilometri i grandi brand, quindi è un distretto del lusso della pelle, è un po' a 360 gradi. Importante per noi la partecipazione della Fondazione ISI, sia perché possiamo mettere in piedi azioni come queste di animazione, informazione, di divulgare alle aziende quelle che sono le opportunità, scouting, progettazione e implementazione di nuovi programmi. Abbiamo partecipato a un importante programma proprio di economia circolare, siamo in attesa della valutazione da parte della Regione Toscana, e poi ci consente anche di avviare e consolidare rapporti con i stakeholder locali, sia scientifici che le associazioni. Il Presidente ha parlato di questa sinergia col Poteco, per noi importante, perché il Poteco è al tempo stesso un centro tecnologico di ricerca locale, ma potrebbe, diciamo, affiancare la stazione anche su base più nazionale, perché è un accordo cosiddetto win-win, cioè mettiamo insieme tutte quelle che sono le competenze e le infrastrutture tecnologiche. Stessa questione con il Cattaneo, abbiamo fatto degli investimenti anche lì importanti per un nuovo laboratorio chimico che servirà sia agli allievi del Cattaneo ma anche alle imprese per fare quelle piccole attività di ricerca sperimentale, e diciamo abbiamo un buon numero di imprese ad oggi, parlo del 2020, assistite nonostante appunto l'anno orribile del Covid. Prima di passare la parola alla dottoressa Florio, questa call perché nasce? Questo è un programma molto strategico, è un programma che noi ci siamo posti quando abbiamo partecipato a questa iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico per disegnare proprio le traiettorie tecnologiche, quali che devono essere le sfide che l'industria conciaria dovrà avere. Ci siamo dati l'obiettivo 2025. È una call che entrerà in merito la dottoressa Florio, che fondamentalmente ha come obiettivo quello di rafforzare la rete di partenariati industriali con gli organismi di ricerca, anche con le start-up. Io ho partecipato un paio di volte a degli incontri con il Club delle Imprese Innovative della Camera di Commercio di Pisa, e un paio di soluzioni interessanti da quel tavolo sono emerse, e mi auguro che possano partecipare a questo programma. Ricerchiamo delle soluzioni innovative sui temi dell'innovazione di prodotto, come la pelle può essere ad esempio associata ad altri materiali, all'economia circolare, quindi non solo la valorizzazione degli scarti del prodotto cuoio ma anche la sua rigenerazione, piuttosto come valorizzare i fanghi in chiave energetica. Sull'industria 4.0 pensiamo a una conceria digitale, no? Pensiamo a tutto quello che le nuove tecnologie possono ottimizzare, possono anche ridurre il consumo non solo di acqua, che è una risorsa sempre diciamo più preziosa per sotto vari punti di vista, e ovviamente tendiamo a consolidare e a sviluppare la filiera pelle italiana sui processi dell'innovazione e della sostenibilità. Quindi questi sono gli obiettivi. Ad oggi abbiamo un buon numero già di adesioni,
noi l'abbiamo lanciata i primi di ottobre, abbiamo già avuto 40 progetti sottoposti, quindi non ci aspettavamo in realtà questo risultato, però siamo molto soddisfatti. Non è un bando, quindi è una call aperta che ci consente di valutare in maniera one to one tutte le proposte, valutarle e quindi far nascere delle opportunità che possono essere delle collaborazioni scientifiche, il supporto all'avvio di una startup tecnologica, e su questo sappiamo di poter contare anche sulla Fondazione ISI, che potrebbe essere il braccio tecnico-gestionale in questo caso per le startup, così come quello di magari portare queste tecnologie verso anche delle nostre aziende che richiedono, di cui diciamo conosciamo i fabbisogni. Quindi ecco perché è un programma vero e proprio di Open Innovation. Io ringrazio dell'impegno che la Fondazione ISI ci ha messo per organizzare questo, e ci aspettiamo ovviamente un successivo supporto di partenariato nell'implementazione. Grazie. Grazie Edoardo, grazie direttore che ha dato una presentazione, insomma, dell'evoluzione della stazione sperimentale. Ora, evoluzione, si sta parlando di prima della fine del 1800, però l'evoluzione negli ultimi anni, quindi, che ha portato anche all'emanazione della normativa anticipata direttamente da il dottor Imperiale. E quindi do la parola al responsabile scientifico del programma, più volte menzionata dal direttore, la dottoressa Claudia Florio, che ci invece spiegherà meglio gli ambiti e le varie tipologie con la scadenza, vedo qui al 31 gennaio 2021, ma che comunque ha già riscontrato parecchie, oltre una quarantina, quindi insomma. E attività sicuramente della fondazione sarà anche quella di continuare a far presentare proposte per la filiera conciaria. Claudia? Sì, buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto condividere lo schermo. E dunque, sicuramente vorrei, diciamo, portarvi nel merito più tecnico-scientifico del programma Leader Innovation Challenges, ma prima di farlo vorrei aprire una breve parentesi per rappresentarvi quelli che sono i contorni di questa iniziativa e sostanzialmente quelli che sono stati i principali input che ci hanno guidati nell'identificazione delle traiettorie tecnologiche di cui parlava il direttore. Sostanzialmente, questo sforzo ha riguardato la ricerca di tutti i fabbisogni di innovazione e sostenibilità del settore, laddove questa è stata un'impresa tutt'altro che facile, perché, come sapete, il settore non presenta un volto unico, ma come ben sappiamo, il contesto industriale conciario si scompone nei vari aspetti che riguardano le diverse modalità produttive che si declinano lungo i territori che rappresentano i principali distretti conciari. Ebbene, se questo aspetto da un lato costituisce sicuramente un grande valore aggiunto, perché è un aspetto particolarmente rappresentativo di un Made in Italy che fondamentalmente non è omologato e che quindi riflette un po' nelle diversità, anche le diversità, diciamo, culturali dei territori che ospitano i compartimenti, diciamo, i tessuti produttivi industriali che si collocano lungo questi territori. Ebbene, quindi, anche se questo rappresenta un punto di forza del settore conciario italiano, d'altra parte, nel contempo rappresenta proprio una criticità, diciamo, un elemento di complessità nell'andare a ricercare quelli che sono dei fabbisogni comuni al settore e quindi delle traiettorie tecnologiche che possano in qualche modo interessare tutto il comparto produttivo conciario, investendo anche la relativa filiera nei vari aspetti e nelle varie, come dire, sfaccettature che conosciamo, che riguardano poi tutte le eccellenze degli utilizzatori di cuoio che vanno dai settori automotive, moda, design, arredamento e così via. Pertanto, tra sicuramente gli input che ci hanno guidati nell'identificazione di questi fabbisogni di innovazione e sostenibilità, sicuramente ricadono gli ultimi programmi di ricerca nei quali siamo impegnati.
perché ci hanno portato a fare delle riflessioni importanti su questi temi. In primis, sicuramente vorrei citarvi un progetto che si chiama Sinapsi, che è un progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con un capitale di diversi milioni di euro, ed è ad oggi, diciamo, il più importante progetto per l'industria conciaria, ed ha l'ambizione, tanto per cominciare, di andare a raccordare quelle che sono delle rappresentanze imprenditoriali importanti del nord e del sud del paese. E già questo è stato uno sforzo enorme ed è una grande sfida da cui siamo partiti. Intanto questo progetto, per la sua realizzazione, vede la partecipazione di importanti attori che vanno dal centro ricerche Fiat al centro interdipartimentale di ricerche sui nanomateriali, ad altri attori nel campo della ricerca, e poi vede la partecipazione di Assomac, che sappiamo rappresentare il mondo delle macchine, diciamo, per uso conciario. E dunque questo progetto, che riguarda sostanzialmente l'impiego di nanotecnologie per l'industria conciaria e di industria 4.0 e anche automatizzazione di processo per i grossi capitoli della produzione conciaria, ci ha portato a fare delle prime riflessioni, così come anche altri progetti che invece si muovono più su base regionale, tra cui cito il progetto Leonardo, che si muove sul contesto della regione Campania, il progetto Rileader, che si muove per la regione Veneto, ed altri progetti, ma potrei continuare. In realtà, diciamo, ne abbiamo uno importante sulla valorizzazione energetica dei fanghi conciari, sul quale stiamo pensando di istituire una task force operativa stabile su questo tema molto importante. E poi un altro progetto, ad esempio, che riguarda la valutazione dell'impronta ambientale della pelle, coerentemente chiaramente con i dettami della comunità europea, che ci stimola costantemente ad andare a riflettere sugli aspetti di tracciabilità di prodotto. Ebbene, noi, diciamo, questi sono soltanto alcuni esempi che abbiamo raccolto per andare per l'appunto ad identificare quelle che possano essere dei fabbisogni comuni al settore, e quindi andare a delineare in qualche modo quelle che sono le traiettorie tecnologiche che hanno delineato i contorni di questa iniziativa. L'iniziativa, come in parte già rappresentato, si muove sulla base di alcune sfide tecnologiche fondamentali per il settore, nell'ottica di promuovere chiaramente lo sviluppo dell'industria conciaria, ma, come abbiamo detto, anche dell'intera filiera, rappresentata sostanzialmente soprattutto dai comparti moda, automotive, arredamento e design. Nel farlo, chiaramente gli obiettivi saranno quello, per l'appunto, di rafforzare la rete di attori in gioco, di andare a ricercare delle soluzioni innovative che, come vedremo, non vogliono partire da soluzioni semplicemente intese come idee, ma da vere e proprie, diciamo, soluzioni tecnologiche che andremo anche a definire in maniera più quantitativa poco più avanti. E poi chiaramente avrà come tra i principali obiettivi quelli di andare a determinare un consolidamento ed uno sviluppo della filiera pelle italiana. Gli ambiti di intervento li abbiamo, diciamo, citati, però adesso magari puntualmente li andiamo un po' ad esplorare. Sono, diciamo, li ripeto in sequenza, sono innovazioni di prodotto, economia circolare e sostenibilità, industria 4.0 e leader smart factory. Vediamoli un po' uno per volta. Diciamo, il campo dell'innovazione di prodotto si basa sostanzialmente sull'idea di andare a lanciare una sfida, per l'appunto, sull'aspetto della produzione di nuove generazioni di pelli. Sotto questa sfida c'è davvero un mondo. Il nostro invito è quello di cominciare a ragionare sull'impiego di tecnologie abilitanti per la produzione di nuove generazioni di pelli. Questo perché sicuramente, un po' sulla base delle premesse che facevo, il comparto conciario sicuramente conserva un po' dei canoni quasi di artigianalità, e in qualche modo, come dicevo, se questo è un valore aggiunto, d'altro canto è un settore che a volte resta un po' distante da quello che è lo scenario tecnologico complessivo che si muove nel mondo scientifico. Per cui il nostro invito è di andare a recuperare, come noi già stiamo facendo in alcuni progetti, quelle che sono le tecnologie abilitanti più interessanti, ad esempio le nanotecnologie e le biotecnologie. Nanotecnologie e biotecnologie che in qualche modo ci aiuteranno, in un caso, nel primo caso soprattutto, a funzionalizzare le pelli,
e in un altro caso ad andare a produrre con tecnologie pulite e fondamentalmente con approcci assolutamente sostenibili delle nuove molecole per la concia, per la rifinizione, molecole dalle proprietà filmogene e fondamentalmente anche di andare a realizzare delle pelli che mai come adesso il settore potrebbe desiderare, che possano avere un valore aggiunto. Tanto per citarne uno, la aumentata resistenza microbica, l'aumentata capacità di rispondere a quelle esigenze di soddisfare un po' i requisiti anche sensoriali del materiale. Abbiamo parlato di come tutto sia, come dire, svilente in un momento storico in cui si acquista online. Il valore della pelle italiana è proprio quello di, deve essere restituito al consumatore, quello proprio di enfatizzare questi aspetti, questi punti di forza che già sono connaturati nella produzione italiana. Quindi possono essere sicuramente enfatizzati tutti questi aspetti attraverso la messa in campo di tecnologie con particolare riferimento all'impiego di tecnologie abilitanti. Abbiamo poi un grosso capitolo dell'economia circolare e sostenibilità che tuttavia noi abbiamo voluto in qualche modo anche in questo caso un pochino incanalare in quelle che sono delle nuove traiettorie, perché chiaramente il tema dell'economia circolare, per non parlare della sostenibilità, sono temi assolutamente trasversali che attraversano il nostro settore, si può dire praticamente da sempre nell'era moderna. Tuttavia in questo momento storico dovremo cercare di fare uno sforzo in più, di stare al passo con i tempi. Sul tema dell'economia circolare ho citato prima tutto l'aspetto della valorizzazione energetica, dei fanghi, della depurazione, che sono sfide tutt'altro che banali, perché chiaramente bisogna soddisfare, diciamo, questa necessità di andare a valorizzare gli scarti con tecnologie sempre più pulite. E in più sull'aspetto della valorizzazione degli scarti solidi bisogna sicuramente non trascurare anche tutte quelle opportunità che possono derivare da, da contesti più innovativi e più smart. Abbiamo citato in questa slide degli esempi che passano per esempio anche per l'impiego di idrolizzati proteici, in generale di scarti e loro derivati e loro trasformazione nelle tecniche di additive manufacturing. Questo è un settore, diciamo, ampiamente accarezzato da molti contesti trasversali nel mondo della ricerca e della produzione industriale. E da ultimo sono anche argomenti che offrono delle opportunità anche di finanziamento di progetti, perché molti bandi su base, diciamo, europea lanciano molte di queste sfide che sono sostenute anche economicamente con dei fondi. E in ultimo, ma sicuramente non in ordine di importanza, vi è tutto il campo dell'industria 4.0 e delle smart factory. Sicuramente, diciamo, quella dell'industria 4.0 è un campo da implementare proprio perché l'industria conciaria è nata molto a conduzione familiare. Ci sono sicuramente delle eccellenze e degli esempi virtuosi in cui fondamentalmente il tessuto industriale è cresciuto e ha portato con sé la necessità anche di rivedere tutta la messa a sistema di industria 4.0. Ma adesso bisogna che si ragioni su degli sforzi collettivi per portare anche nelle piccole realtà degli elementi che sono collegati a questo ambito, che tanto per citarne uno è l'elemento del controllo da remoto. Mai come in questo periodo può essere importante per alcune realtà che magari vivono un disagio nel dover essere distanti dal luogo di produzione, di poter controllare da remoto almeno alcuni aspetti, almeno per la conservazione di alcuni materiali, piuttosto che nella manutenzione di alcune tecnologie, anche da remoto. E poi in ultimo, questo è un settore, un ambito che porta con sé, sottende in maniera molto trasversale anche tutta un'attenzione verso la salute dei lavoratori e degli operatori, perché chiaramente tutto quello che va verso il risparmio di chemicals anche la sicurezza, per ultimo, può essere controllata attraverso questi meccanismi, sono tutti argomenti che trasversalmente concorrono a qualificare l'industria conciaria e a determinarne lo sviluppo.
La roadmap del programma, come anticipavamo, sottende che vi sia una valutazione in itinere delle analisi di fattibilità delle proposte che ci arrivano di volta in volta. Questo significa che non bisogna vederlo come un bando chiuso, ma come un'opportunità di concorrere insieme alla crescita del settore. Vi sarà però sicuramente una deadline funzionale, diciamo, alla selezione delle proposte e alla messa in campo delle prime progettualità reputate più interessanti, e quindi abbiamo così programmato una prima chiusura della call il 31 gennaio 2021 per dare avvio alle prime collaborazioni verosimilmente intorno a marzo 2021. Ebbene, chi può partecipare e come? Intanto, come ho soltanto accennato all'inizio, le sfide sono aperte a tutti gli attori sicuramente che hanno interesse a partecipare, ma che abbiano qualcosina in più che un'idea. Sostanzialmente la call è rivolta a tutte quelle realtà che sono in grado di promuovere delle soluzioni tecnologiche che siano caratterizzate già da un grado medio di maturità tecnologica. Quindi partiamo da un livello TRL 4, che in altri termini significa una tecnologia convalidata almeno su scala laboratoriale, che noi avremo tutto il piacere di valutare, di mettere in campo insieme ad una rete di esperti per far maturare insieme, congiuntamente e trasversalmente in un'ottica molto interdisciplinare di crescita per il settore. Come partecipare è semplicissimo, basta andare sul nostro sito web dove troverete immediatamente un link che vi collega ad una piattaforma attraverso la quale potrete aderire. E per ogni altro qualsiasi chiarimento di natura tecnico-scientifica o funzionale potrete rivolgervi direttamente a me. Vi ringrazio per l'attenzione.